The Sinner, bella produzione, interessante, un poliziesco, criminale, ma anche psicologico, quindi bello, interessante. Praticamente inizia tutto con questo omicidio, questa azione efferata di questa donna che viveva apparentemente una vita normale, felice, bambino, il marito, una bella casa, lavoro che gli piaceva, interessante. Poi fanno questa gita all'aga, però dava già, c'erano dei sentori che non stava bene. Quindi fanno questa gita al lago, vede un personaggio del suo passato che sta facendo appunto con una ragazza, eccetera. Tutto insieme, boh, gli parte la brocca, lo ammazza tutto sangue. E poi tutta la serie si sviluppa sullo scagionamento impossibile. Praticamente aveva subito violenze psicologiche, gli erano stati somministrati farmaci per dimenticare, in mezzo c'era anche una setta che faceva cose strane, eccetera. E quindi tutto si svolge nell'ambiente processuale, con i media che pressano, che vogliono sapere. La vita di questa famiglia che era scombussolata, però poi alla fine da un ergastolo, e tanti anni in carcere si è trasformato in una situazione psichiatrica che doveva essere risolta, e quindi questo è quanto. Interessante, da il consiglio in descrizione ti metto tutte le indicazioni, il link, lo segui e poi lasci un like se ti è stato utile. Grazie, alla prossima, ciao.